cosa ha combinato il mio papà con questi lampadari di carta? E c'è un proseguimento della storia, diciamo così, dell'icosaedro. E cioè il fatto che l'icosaedro ha queste 20 facce, poi ha, diciamo, un certo numero di vertici, che se uno vuole, nel solido che ha per le mani, possono essere troncati. Cioè immaginate che questa punta, per esempio, che questa punta di questa piramide a base pentagonale, io la tronco, mi viene fuori un pentagonino e ne faccio una faccia. Una faccia che a questo punto è un pentagono. Se faccio la stessa cosa per tutti i vertici, cosa mi succede? Che ogni triangolo equilatero dell'icosaedro, se io tronco qui, tronco qui, tronco qui, mi diventa un esagono. Quindi immaginate, io tronco questa punta qua anche, e mi faccio il mio pentagonino, tronco questa, e mi faccio un altro pentagonino. Devo troncarle di più, però, perché deve venire un esagono che sia equilatero, insomma, che non sia un esagono sbilenco come mi sta venendo qua. Quindi tronco, esatto, quindi questi più o meno diventano degli esagoni regolari, qui nel disegno non sono tanto regolari, e viene un solido che oltre alle 20 facce dell'icosaedro, che erano dei triangoli equilateri, oltre quelle 20 facce che diventano degli esagoni regolari, che sono sempre 20, saltano fuori questi pentagoni, anche loro regolari, un po' più piccoli, perché il lato è sempre lo stesso, quindi ovviamente un pentagono regolare con lo stesso lato è più piccolo di un esagono regolare. Viene fuori quello che nella conoscenza collettiva è noto a tutti, il pallone da calcio. Il pallone da calcio è fatto così. Praticamente le pezze, diciamo così, nere sono questi famosi pentagoni regolari che erano i vertici di un icosaedro, e le pezze bianche sono gli esagoni regolari che spuntano fuori dopo aver tagliato, mozzato il triangolo equilatero di ciascuna delle facce dell'icosaedro, giusto? Questo è un esagono regolare, e ce n'è, dunque, gli esagoni regolari che sono gli ex triangoli equilateri, ce n'è 20. Gli spigoli, i vertici mozzati, quante sono? Sono dunque, forse sono 12, 5 così, 5 così, uno sopra uno sotto, sono 12. Quindi 12 pentagoni regolari e 20 esagoni regolari. Viene fuori quello che appunto viene usato come schema per fare i palloni da calcio. Questo è il tipo di solido in cui si era cimentato mio papà a fare sti lampadari. E ha lasciato pure una cartellina con tutte le istruzioni per farlo, perché poi disegnare i pentagoni, l'esame intanto quanto, ma i pentagoni non è facile. Uno deve disegnarsi, di farsi, tagliare sti cosi, sti cerchi di carta, e poi ci deve essere il sostegno della lampadina, roba non banale. Sotto, ovviamente, come in questo caso più semplice, sotto c'è il foro in cui un certo tot di luce esce direttamente senza
dover passare dall'illuminazione dall'interno della carta. E questo arnese qua si chiama, inizialmente l'hanno chiamato, poi vedrete che viene fuori anche un altro nome curioso. Questo qui si chiama icosaedro troncato, icosaedro troncato, perché appunto ha i suoi vertici segati, troncati, ogni vertice è una piramide a base pentacolare, viene fuori una faccia a pentagono. E a questo punto ho scoperto come dall'icosaedro, io avevo in mente solo questa roba qua, andare a finire nell'icosaedro troncato e avere questo solido fatto di esagoni e pentagoni che poi è stato usato come schema per fare i palloni da calcio. Ma in realtà, facendo un passetto indietro, si può vedere come nel manipolare, perfezionare, complicare l'icosaedro, questa storia di dividerlo così, tac, 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 e fare venire un esagono, significa dividerlo per ogni lato viene diviso per tre. Però c'è anche la maniera, prima di andare a dividerlo per tre, di dividerlo in due. Cioè, tagli in due ciascuno dei lati e mi viene dentro un triangolo equilatero. Quindi questa è una divisione per due, questa è una divisione per tre e si può andare avanti. Questo ho scoperto e non lo sapevo. Si può andare a 4, a 5, eccetera, eccetera. 4 cosa vuol dire? Che io divido in 4 ogni lato e ci faccio una marea di triangolini. Giusto? A che scopo questo? Allo scopo di passare da un icosaedro tradizionale a un qualcosa in cui ogni triangolo equilatero diventa fatto gli si sovrappone sopra un certo numero di facce, sempre triangolari, però che diciamo aumentano il numero di lati. Non sono più triangoli perfettamente equilaterali, perché poi questo genere di solidi, diciamo discendenti dall'icosaedro, tendono ad avere un profilo sempre più sferico, quindi non ci possono stare triangoli equilaterali in una sfera, no? Però quello che io non avevo capito, non sapevo di queste cupole geodesiche fatte con tantissimi triangoli, era il fatto che venissero fuori proprio dalla banale suddivisione dell'icosaedro ogni triangolo fatto in tanti triangolini. Si chiamano frequenze, questo fatto di dividere in 2, in 3, in 4, in 5 o in 6 addirittura. Quando dividi in 6, cosa vuol dire? Che tu hai questo benedetto triangolo dei tanti, perché poi l'icosaedro, immaginiamo di vederne di nuovo un pezzo, è questa benedetta piramide pentagonale, con poi tutti. Tu prendi questo e praticamente lo dividi per 6, 7, 8, quello che vuoi, pezzettini, ci fai tutti questi triangoli e poi il tutto lo gonfi per, diciamo, portarti a una forma più vicina possibile della sfera, quindi non semplicemente suddivisione di una faccia piana di un triangolo equilatero, ma di un qualcosa che è bombato, che poi realizza una sfera. Quello che succede. Intanto queste cose qua, queste cupole geodesiche fatte così con una suddivisione di tante in tante fettine triangolari piccole delle facce dell'icosaedro, le studiò un
architetto americano che si chiamava Fuller. Okay? Lui è quello che ha studiato per primo e costruito anche queste benedette cupole geodesiche. Quando è successo che non nell'icosaedro, ma in quell'icosaedro con le facce troncate che si usa per il pallone da calcio, e si è scoperto tra le tante forme strane, nuove, possibili, che, in cui si è scoperto che si combina il carbonio, le molecole di carbonio fra di loro, beh, si è scoperto che una delle possibili combinazioni che può avere è proprio quella del pallone da calcio, quindi pentagono, esagono, qui un altro pentagono e via di seguito. Questo qui viene, diciamo, in maniera abbreviata viene chiamato C60, perché sono 60 gli atomi di carbonio che riescono a mettersi in questa combinazione. I vertici di questo benedetto icosaedro troncato sono 60. Ma questa disposizione del carbonio, usando la desinenza utilizzata in chimica normalmente, c'è per esempio il benzene, c'è l'etilene, qualcuno è venuto in mente di chiamare questo C60 come Fullerene, in onore di Fuller, che è lo studioso delle geodesiche. Quindi il Fullerene è un termine non molto tecnico, ma sono un termine usato normalmente, spesso in chimica, in fisica, per indicare queste molecole di carbonio disposte sui vertici di un icosaedro troncato. E dal nome Fullerene poi è stato chiamato Soccerene, da soccer, che gli americani il calcio non lo chiamano football, ma lo chiamano soccer. Il Soccerene sarebbe il Fullerene, ricordandosi che lo schema è quello del pallone da calcio. Le frequenze l'ho detto, vediamo se mi sono dimenticato qualcos'altro. No, ho detto tutto quanto, ma in due righe me la sono cavata. Sì, forse vogliamo farvi vedere ancora un'altra follia che facevo ai tempi tra le medie e il ginnasio. Appassionato di matematica, quindi di geometria, quindi di geometria solida, mi ero messo a costruire ogni tipo di solido possibile e immaginabile. Adesso qui ho vari, per esempio uno fatto in plastica per far vedere che dentro c'è l'apotema e ci sono tutte le diavolerie su cui si fanno calcoli. Questo idem su una piramide con una faccia in plastica per vedere dentro. Poi naturalmente l'icosaedro con delle linee, ecco, questa linea rossa è quella che si vede, che serve per dividerlo in metà e ragionare sul fatto che una volta diviso in metà si possono calcolare con i radicali tutto quanto le dimensioni degli apotemi, delle facce degli apotemi interni. Anche questo dodecaedro, io ho messo delle linee per far vedere come ci sono dei quadrati che si possono disegnare su dei, diciamo, con delle corde, come si chiamano, di ogni pentagono. Per cui si può immaginare che dentro il dodecaedro ci sta un quadrato. E poi, boh, l'ho fatto naturalmente, il noto esaedro, nonché cubo, tronchi di piramide varie, tipo questa e così via. Diavolerie che si fanno nelle medie, ovviamente, ma servono per capire, per visualizzare in 3D quello che succede. Ok, finite le cupole geodesiche,
passiamo di nuovo a una serie di recensioninca.